l'aspettavo così. Benvenuti. Lo immaginavo. Al The David pure. Oggi 27 febbraio a Ravenna, come credo in tantissime parti d'Italia, sta nevicando. Allora io approfitto prima di uscire, se deciderò di farlo, per andare a consegnare dei documenti necessari per la mia attività. Rispondo ad un commento sul video che ho fatto del montaggio di un piccolo pezzo del riassunto di alcune delle tantissime fasi che ha attraversato la Davida nella modellazione della creta, per rispondere a un commento di apprezzamento di un iscritto al mio canale che si chiama Zè Pure. Da qui il titolo del video, Zè David Pure, dove lui, nel farmi i complimenti, dimostrarmi l'apprezzamento che ha nei confronti della scultura della Davida, del progetto che mi prende, grazie a Dio, da tantissimo tempo, mi ha fatto notare una cosa di cui la nascita della Davida è sempre, come dire, stato tirato in ballo, in causa, e cioè la nudità della Davida. Lui mi chiedeva, adesso non sto a ripetere esattamente le parole, ma più o meno il senso, mi diceva che bisognerebbe fare una scultura dove ci sia anche la parte maschile nel monumento dedicato alla faccia, per inglobare quella parte di umanità che sono i maschi, no? E in più aveva parlato anche della nudità della scultura, no? Nel senso che, se non ricordo male, che la nudità della scultura è un elemento indispensabile per confermare, testimoniare di nuovo quella che è la testimonianza di un'opera, perché c'è questo detto che si dice che l'arte è nuda come la verità. Non so personalmente se si può racchiudere l'arte tutta in questa affermazione, però questa affermazione ha un suo senso già compiuto, nel senso che, se altri sensi a rispondere o ad aggiungersi a quella risposta di tentare di definire che cos'è l'arte non ce ne fossero, basterebbe già questo ad accettare come motivazione il perché l'arte deve essere nuda, no? Nei confronti della Davida, che è iniziata nel 1992, era iniziata veramente come una teenager, come una ragazzina di 13, 14, 15 anni, no? In quella fase lì, no? E mi ricordo che nelle prime stesure, no, che facevo, no, perché l'ho già detto ma lo ribadisco velocemente, quando fai un lavoro in creta devi stare molto attento al fascino della creta, perché la creta, a differenza di qualsiasi altro tipo di materiale, ha la qualità di far sembrare viva la materia che tu modelli, no? Per cui questo fa sparire tanti difetti, non li vedi perché avverti l'emozione della vita, no? Poi quando la trasporti in un'altra materia che non è più la creta, che non ha più questa vitalità, allora diventa un casino, perché tutti i difetti vengono fuori, perché non c'è più la fascination, no? Diciamo la fase di innamoramento, perché quando vedi quel tocco di vita, l'emozione che ti risuona dentro è un innamoramento. Ah, capito? Sei viva e mi piaci e mi incuriosissi e mi viene di guardarti, di toccarti, no? Di toccarti, perché è una reazione che abbiamo dentro, non possiamo non reagire così di istinto sano. Poi con le deformazioni che man mano ci raccolgono nella vita, ma non voglio andare fuori pista, la nudità della Davida. All'inizio, no, quando cominciavo a fare questa mia scultura per i fatti miei,
Già conoscevo un imprenditore di Ravenna, adesso considerato uno dei maggiori, no? Come nome, diciamo, un piccolo Raul Gardini, anche se fa delle cose a livello internazionale, insomma un mio amico, lo conosco, Silvio Bartolotti lo conosco da quando non aveva ancora niente, fondamentalmente. Però lui era imprenditore, andava in giro con questa valigetta 24 ore, tutto bello magro, tirato, eccetera, e lo vedevi e dicevi, quello era un imprenditore. Poi dentro la valigetta, mi disse uno, c'aveva credo le sigarette, il fazzoletto, cose comuni, no? E questo non voglio dire che stava mentendo, voglio dire che già lui esprimeva dentro di sé quella che era la sua natura professionale, un imprenditore. Lui era un imprenditore ancora prima di diventare imprenditore, poi la vita gli ha dato delle occasioni per diventare imprenditore ed ora è un gran bel imprenditore. Fossero tutti come lui, gli imprenditori, credo che avremmo meno problemi in Italia. Credo, non sono sicurissimo, però insomma, ha un cuore fondamentalmente, no? Ha un cuore. Vabbè, morale, questo signor Bartolotti si innamorò della Davida, no? Si innamorò perché la vide, gli fece l'effetto Lolita, un effetto che non vuol dire essere malati, è un classico, no? È un classico reagire alla bellezza infantile, no? Non so, adesso mi manca la parola, però un conto è poi le azioni che compi, no? Perché è quello il problema, ma l'essere attirato è un qualche cosa di naturale. Se non ci fosse la macchina uomo, essere umano, macchina da sensazioni, non potrebbe recepire le emozioni, le esperienze fondamentali per poter vivere in questo mondo e viverne il vantaggio, fare in modo che sia con te, che non ti scappi più né nel passato né nel futuro, ma che sia lì con te, no? E questa nudità della Davida, no? Questa nudità per rispondere, non è per rispondere, è per aprire di più il tema che lui ha toccato, perché ha detto delle cose giuste che sono condivisibili, sono accettabili se uno non conoscesse un pochino la storia, e questo è il motivo per il quale voglio fare questo video, per aprire di più il discorso e dare le informazioni anche un po' assurde che adesso spero di riuscire a dare. Questo Silvio Bartolotti si innamorò della Davida, no? E mi disse, beh, adesso quando vai avanti, eccetera, così, insomma, morale, negli anni, poi dopo lui è diventato un imprenditore importante, io ho fatto dei lavori importanti anche nella sua azienda, che se lui fosse stato zitto sarebbe venuti fuori delle opere d'arte, invece sono venute fuori delle robe di maniera che dopo un po' ti stufano, no? E questo se l'è voluta lui, io gli ho detto, Silvio, offendere la magia è molto pericoloso. Mi ha fatto il solito sorrisino e adesso quel lavoro che gli ho fatto sta facendo la muffa. Lo devi rifare. Comunque, al di là di quella cosa lì, eravamo arrivati al punto che lui comprò l'esclusiva della Davida quando era ancora in Creta, no? E gliela diedi senza rendermi conto della pazzia che stavo facendo in quel momento lì, però il bisogno di soldi che ho sempre avuto nella mia vita e credo avrò sempre, perché tutti i soldi che farò io li investirò subito, immediatamente, nella realizzazione del Monumento alla Pace, che diventerà il primo ministero della pace al mondo, con poteri esecutivi per la prosperità degli esseri umani. Io farò questa cosa qui, ma non io, Diego, questo è il mio progetto, questo è il mio lavoro, un ministero con poteri sovrani di agire senza burocrazia, senza quei legami che ci tengono incatenati ad una catena invisibile che si materializza solo perché il nostro credo è stato plasmato in modo tale da avere un'allucinazione che ce lo fa credere reale, no? Reale.
questo Ministero della Pace contribuirà a sciogliere questo come tante altre catene. E la nudità della Davide, ritorno nel punto, no? Gli diedi l'esclusiva, gli disse: ok, ti do l'esclusiva, un pezzo solo, alto 2,5 metri in bronzo, e non ne avevo fatte altre perché dopo era la sua scultura, voleva, perché così, no? Ma era così anche poi nel Rinascimento, l'arte veniva usata, se non la capivano artisticamente, e molto probabilmente non la capivano, come status symbol, l'arte, no? Era uno status symbol, è un modo di tenere il potere in mano, perché con quella facevi anche cultura, mandavi messaggi che poi le persone, coscienti o incoscienti, accettavano nella loro vita e si conformavano a un atteggiamento che faceva comodo a qualcuno, ma non al tuo cuore, che invece il tuo cuore è l'imperatore della tua vita. La scienza adesso ha scoperto che il centro del nostro cuore, la scienza, la scienza ha scoperto che dentro il nostro cuore c'è un cervello che sa, che capisce più di cervellino qua, molto, molto, molto di più. Per quello che il simbolo è così fantastico, perché il simbolo parla, nonostante che tu lo possa leggere, capire quello che vuoi, lui continua a parlare non qui, ma qua. Ad un'intelligenza incredibile. Cerco di tornare un po', ma non va a fare un video di cazzo questo, non so. Vabbè, allora, questa esclusiva, no? Doveva essere perché lui voleva che io la facessi però vestita, no? E io invece dissi no, la devo fare nuda perché la verità è nuda, no? Poi lui, e io insomma, gli dissi ok, te la do per 100.000 euro, per 100.000 euro te la do in bronzo, eccetera, esclusiva, eccetera. Lui ha detto beh, ci penso, no? E mentre ci pensava, nei giorni successivi io ci penso e dico ecco, già lo conoscevo perché quel lavoro di cui ho detto prima mi aveva dato carta bianca all'inizio, ma non lo dico per sputanarlo, lo dico per dire com'è nella vita. Mi ha dato carta bianca all'inizio e alla fine del lavoro la carta è diventata nera. Allora, siccome conoscevo già il personaggio, dico come cazzo, non ho ancora incominciato e già mi sta imponendo di farla vestita, no? Perché era chiaro il discorso. E dopo qui non sono libero, anche se gli do l'esclusiva, non sono libero di fare questa scultura per come io sento che deve essere fatta. Che non lo so in questo momento esattamente, lo scoprirò andando avanti, passo a passo, so solo la forma iniziale, vaga. E come diceva Khalil Gibran, tutte le cose all'inizio non sono mai chiare, ma sono vaghe e confuse. Ma non alla fine, alla fine diventa tutto quanto chiaro. Ritornando a questa nudità, lui tardava, cos'era? Io pensa, una notte, dico ma no, cazzo, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? E morale, alla mattina successiva Silvio viene nel mio studio, entra dentro e fa ciao Franco, come va? Dico bene, dico, è successa una disgrazia. Dico, sì, che è successo? È successo che la Davida da 2,5 metri è diventata 4,17 metri. Dovrà essere fatta la cosa finale, o forse anche più grande, chi lo sa, grazie a Dio non lo so bene, però gli dissi, è diventata grande 4,17 metri, ed è successo che non te la do più. Lui fa, ah, e perché? Gli ho detto, perché i sogni non si vendono. Mi sono accorto questo in quei giorni in cui lui tentennava, ho detto, sto vendendo il sogno della mia vita. Era come se gli stessi vendendo il mio amore, no, come se gli stavo vendendo il mio amore, la mia donna, per intenderci, no? Che ho amato fino all'inizio e che curerò fino agli ultimi giorni coscienti che avrò da vivere in questo mondo, no? Lo so che sarà così. Lei è tutto il lavoro che gli sta intorno, perché deve far emergere l'unico valore che ci è sempre sfuggito in tutta la storia dell'umanità. Perché se la vai a vedere, botte, siamo bravi a darci della gran botte in testa in nome della pace che non abbiamo mai trovato nonostante le guerre che abbiamo fatto, no?
se vuoi la pace prepara la guerra, dicevano gli antichi romani, e lì ci hanno fregato subito, perché se fosse vero che facendo la guerra noi troveremo la pace, siamo in pace da millenni, e invece se fai la guerra la pace non la tiri fuori mai, fondamentalmente, no? Non mi ricordo perché sto parlando della pace e della guerra, ma mi ricordo che gli tirai l'offerta a Silvio, Silvio mi guardò con me e gli dissi: mi la carico sulle mie spalle e vedo di arrivare dove posso, no? Lui mi guardò e fece un sorrisino leggero, ma poi una cosa fra sé, non è che me lo voleva dimostrare a me, ma gli lessi negli occhi, sì, sì. Tipo, come artista forse va, ma dal lato di imprenditore tu sei un fallito. Questo è quello che mi pensavo, no? E io, dentro di me, non potevo dargli torto. Perché lui è un imprenditore, lui ha fatto dei risultati. Io come imprenditore risultati zero da quando sono nel mondo lavorativo, no? Ma ho sempre galleggiato. Quando è cominciata ad arrivare la tempesta economica, io ho detto sono il primo che affonderà. E invece sono ancora qua. Qualcosa mi ha portato qui. E io mi affido a questa cosa con una gioia che ogni giorno cresce e scopro tanti piccoli omaggi, sorprese, delicatezze che l'amante, perché qui si parla di amante, quando si parla di Dio si parla di amante, se tu riesci a capire che Dio è un amante che ti sbrodola il cuore come nessuna persona riesce a fare, allora cambia la musica. E io, grazie a Dio, sono riuscito ad innamorarmi di quel Dio interiore, che non è che dice, oh, però non amare, no, in un certo senso è geloso, dice, non amare nessun altro, perché nessun altro essere umano o cosa o idea merita il tuo amore, perché il tuo amore è prezioso. Il tuo amore prezioso io lo merito, dallo a me, perché quando lo dai a me io te lo ridò indietro più grande. E io testimonio che è vero, è vero. E da quella posizione tutto il resto è a disposizione, ma non ci vai più con quella disperazione di riempire un buco incolmabile che da sempre ti segue come una condanna, no? Perché è piena la tua vita, piena di quella qualità incredibile che è la pace. La pace è un corpo, ha una figa la pace, ce l'ha. E ha un membro se sei una donna, cioè non fisicamente, ma come sensazione di appagamento. Cosa c'è di bello in un rapporto di coppia quando ci si prende bene, c'è l'incontro e tutto qua? Che dopo ci si sente bene, no? Dopo che hai avuto un rapporto sessuale, eccetera. Con il mio Dio interiore è uguale. Senza invece un rapporto fisico, no? Di carne, di una carne femminile, maschile, che è un. Senza quella cosa lì. Ma solo con la consapevolezza che tu hai, no, di apprezzare il sentimento, di apprezzare che cosa? Il gusto del tuo cuore. Perché il tuo cuore, il mio cuore, ha un gusto, cazzo. Cioè, è veramente potente. Noi reagiamo sempre favorevolmente sul simbolino del cuore, eccetera, così, no? Piace, piace, piace. Ma le proprietà, le qualità, i poteri del cuore, noi non li conosciamo. Io, nonostante che lo frequento da tanti anni, grazie a Dio, non lo conosco. Lo conosco sufficientemente per dire io è lì che vengo tutte le volte che ho bisogno. Perché tutte le volte che vengo lì non sono mai stato deluso. Non ho mai trovato un mal di testa. Mai, 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 mai. Per cui siccome proprio stupidi stupidi non siamo, forza di darsi, prima o poi, per cui, insomma. Nudità, dai, qui cerco di chiudere.
cui Morai mi sono ripreso in mano la scultura e da questa scultura, dopo, andando avanti per i fatti miei, ho detto: ma io la devo vestire. Perché? Che io mi sono rifiutato di darla perché la voleva vestita, io da solo ho detto deve essere vestita. Perché dopo ci sono andato più ragionamento. Ho detto: ok, la verità è nuda, ma è anche coperta. Non riesci ad afferrarla, no? È lì, ma tu non riesci ad afferrarla. E ha un velo, ha un vestito che coprendola le fa seduzione, ti fa desiderare, perché già il desiderio in te, perché l'eros ti accompagna, no? E con questo gioco di vedo non vedo, tu ci vai. Mi è venuto in mente una piccola cosa di mio figlio Alessandro quando ero piccolino. Devo bere un attimo un po' d'acqua. Perché la neve fa seccare le fauci. Ho finito l'acqua di mare, porca puttana, non vedo l'ora di andare a prendermi. È una droga, mi manca, vabbè. Alessandro, quando era un bambino, aveva 6-7 anni, mi sembra, giocava in casa con i suoi amici, eccetera. Io ero lì che lo guardavo, guardavo tutti i gesti che facevano, eccetera, e mi rendevo conto che lui non faceva caso al fatto che io lo stavo guardando. Sì, lo vedeva, ma non dava importanza. Allora a un certo punto mi sono messo a guardarlo dietro l'angolo dello spigolo della porta, no? Proprio solo con un occhio. Quando lui, controllando la scena, ha visto che Babbo continuava a guardarlo, ma lo stava guardando come se volesse guardarlo da nascosto, lui subito, appena si è accorto, mi è venuto davanti così e non mi ha più perso d'occhio, no? Ed ecco, vedi, è bastato fargli quel giochino di non voglio che mi vedi, quando ti accorgi, no, allora mi vedi. Per cui la seduzione doveva essere in qualche modo, e la velatura doveva essere in qualche modo rappresentata con un vestito. Senza togliergli la bellezza del corpo, senza fargli il vestito, diciamo, classico, con le pieghe, tipo le toghe, i mantelli, queste cose qui. Perché voglio che il corpo si veda, no? Perché se tu togli il costume alla Davida, non è che quando la vedi nuda dici no, è completamente diversa da come me la immaginavo. Lo capissi che è così, capito? Il costume è una pelle in più, che però copre qualche cosa, no? Per cui, ironia della sorte, da nuda è ritornata vestita, ma senza rigettare la bontà del concetto che l'arte è nuda come la verità. Quello è. Però qui, nel mio caso, stiamo parlando della pace. E la pace che cos'è? No? La pace nella mia esperienza di quello che ho potuto scoprire fino adesso, la pace è l'esperienza di essere con la tua divinità. La pace, questo dice Premaravat, è il profumo che fa Dio. E io posso testimoniare che quando ascolto dentro di me il mio cuore, quel cuore che ha un'intelligenza che è l'anima, fondamentalmente, siccome noi crediamo la scienza adesso ce l'ha detto, adesso, però poi non è la scienza che dubita, è sempre una puttanella che è qua, è quella, la puttanella che io, grazie al mio maestro, ho cominciato a conoscere, sapere come opera e a non fare niente per combatterla, perché mi ha detto non combatterla mai, perché non hai una speranza su stramiliardi di vincere. Rilassati in me, rilassati nel tuo cuore, stai seduto nella posizione del tuo cuore e io la combatto. E non fare niente è la cosa più facile e semplice del mondo e nello stesso tempo la più difficile. Perché nel frattempo ci hanno messo dentro tante informazioni, tante slide semivere, no? Che invece di facilitare quel percorso semplice della spirale che lentamente va avanti al centro dell'intelligenza del cuore, la deforma, e rimani bloccato lì, e rimanendo bloccato lì, tutto il movimento che fai, tutta l'energia che fai, invece di andare in evoluzione verso quell'armonia di gioia, di stare bene, di essere proprio
felici, talmente felici che non ti chiedi più perché cazzo sono venuto qui, su questa terra. Non te lo chiedi più perché stai bene, perché lo sai, te lo chiedi quando tu sei infelice, un bambino che gioca, non farà mai, non dirà mai. Cosa ci faccio qui? Oppure non sono stufo di giocare, di divertirmi, basta un po' di noia. Non lo dirà mai, anzi, per cacciare la noia si attacca alla fantasia, vola e va. Come uno di noi sa. Allora, chiudo qui perché devo andare a fare... Qua questa neve, io non so se ci vado. Chiudo qui il video della nudità, convinto di aver dimenticato qualcosa. Che volevo dire sulla nudità. Ah, il maschile, sì, questa cosa qui. La figura della Davida era femminile, è una donna. Ma nella mia intenzione c'è di unire l'umanità. Perché anche quando la Davida l'avevo intitolata come monumento alla donna, il punto della forza della donna, che era ad occhi chiusi, era che lei era in contatto con il sentimento del suo cuore più dei maschi, più di noi maschi. Le donne sono più in contatto con il loro cuore, per questo che la vita alle donne ha affidato la riproduzione, perché loro sono in contatto con quella cosa che legge, hanno le antenne, capito? Sanno da quella è che cosa devono, in che direzione devono muoversi per risolvere. Hanno le antenne, no? Così. E sì, la cosa che sta facendo, che dicevo, la figura maschile può sembrare che non c'è, però la mia intenzione c'era di mixare sia il femminile che il maschile. Però essendo lei una Davide, non diceva, vabbè, è semplicemente una donna palestrata che dà un impatto anche maschile, ma è una donna, no? A compensare, diciamo, la carenza, diciamo, della presenza maschile, sono venuti naturalmente poi i cazzi artistici, no? Che hanno avuto una potenza enorme nell'attirare le persone ad osservare questa cosa, e al di là delle risate che si fanno grasse di gusto, che io vorrei mettere un contatore di risate belle che sento che vengono davanti a questa vetrina, perché proprio loro non lo sanno, io lo vedo, senza che ve ne state accorgendo voi vi trovate di fronte a un simbolo che vi sta dicendo tutto, e il risultato di quel tutto è una bella risata che sa tutto, ha capito tutto e sorride, ed è nel gioco della vita, no? Allora, per cui eventualmente la carenza della figura maschile è supportata, è compensata dal simbolo del c'è, che deve essere ancora raccontato bene, cosa che sto iniziando a fare, ma penso che si sia già capito che il mio c'è non è una roba da sexy shop, anche se uno lo può usare così, può farlo, sono fatti fra lui e il suo Dio personale, ma non ha quella necessità, non nasce per quella funzione, nasce per darti una comunicazione di simbolo, che sicuramente quando lo vedi tu non puoi non sentire che in quella situazione c'è. Attenzione, sveglia, erezione, noi dobbiamo ergerci nella nostra vita. La castrazione sessuale che ci hanno fatto è per dominarci, è per farci stare piegati, perché solo allora possono sfruttare la nostra vita a loro favore. Ma se tu ti tiri su e hai la forza, perché se sei vivo tu puoi tirarti su, il cazzo è il simbolo che ti dice sei su, sei sveglio, sei attento. Fai attenzione alla cosa importante in questo momento, perché se sei distratto te lo ricordo. E in quel momento ricordarsi che la verità è dentro di te, andarci anche solo, ah, è vero, sei lì, quell'attimo in cui la senti, poi magari torni nei tuoi casini, nelle tue cose importanti, tra virgolette, che si squaglieranno fra due secondi, no? Spariranno, ma in quel momento sono importantissime. Ricordo cosa volevo dire, però ho capito, devo chiudere. Ciao, la neve viene giù, io ho fatto questo video, chissà quanto dura, adesso provo a vedere.